Salve a tutti, io ho caldo e oggi siamo a un nuovo video TBR. Se già avete visto i miei video TBR, già sapete come funziona. Se invece non avete mai visto i miei video TBR, praticamente io ho queste bellissime carte di Yu-Gi-Oh! Che ho modificato in maniera minimale e andrò a estrarle a caso. Mi daranno un'indicazione per i libri che dovrò leggere il prossimo mese. Quindi, per esempio, leggo il libro molto lungo, leggi un libro che hai abbandonato, leggi un libro e così via, e per ogni appunto suggerimento io dovrò scegliere un libro. E questo mi sembra abbastanza come spiegazione. Per il prossimo mese, quindi luglio, ho solo un libro che voglio assolutamente leggere ed è Fairest delle Cronache Lunari. Sto facendo la rilettura di tutte le Cronache Lunari e questo, insieme a Stars Above, è l'unico libro della serie che io non ho mai letto perché non è mai stato tradotto in italiano e quindi questo per me non sarà una rilettura ma una vera e propria prima lettura, quindi non vedo l'ora. Per il resto non ho richieste particolari, forse per il fatto che comunque sarò al mare per la maggior parte del mese, magari libri piccoli oppure ebook, così mi posso portare il Kindle e stare a posto così, ma vediamo. Comunque adesso tolgo tutte le carte che ho usato nell'ultimo video, così possiamo partire. Ok, ho tolto tutte le carte, quindi adesso mescoliamo un po', cioè ho tolto le carte che non dovrei più ripescare. Adesso mescoliamo un pochino e andiamo subito a vedere quale sarà il mio destino. È Decreto Reale, questo era già uscito una volta. Praticamente con questa carta lei sarà distruttrice di mondi, avrà la possibilità di scegliere tra tutti i libri a disposizione. Potrebbe essere benevola oppure no. L'Alessia ha emesso il suo decreto e ha detto che io dovrò leggere Gli inganni di Locke Lamora di Scott Lynch, proprio perché avevo detto che volevo portare dei libri piccolini al mare. Però va bene, perché comunque al mare avrò molto tempo per essere concentrata e quindi, anche se magari in alcuni punti potrebbe rivelarsi lento, andrò avanti, perché al mare non c'è il wifi. È il primo di una serie che conta per ora tre libri, tutti e tre anche ripubblicati recentemente dall'Oscar Wilde, e il quarto dovrebbe uscire in America quest'inverno. Però il problema è che il quarto non sarà l'ultimo libro, non si sa quale sarà l'ultimo libro, almeno io non lo so, e l'autore ha avuto vari problemi, adesso non ne so, non ne conosco l'entità, però questo quarto libro è uscito molto tempo dopo il terzo, quindi quello mi fa un po' paura, però vabbè. Prima o poi bisognava cominciarla, quindi va bene Alessia, andiamo avanti. Prova del viaggiatore, anche questa era già uscita. Ci sei quasi, prima della fine però dovrei affrontare una prova, il libro di mezzo. Continua una serie, nel senso Fairest potrebbe già essere un continuo di una serie, quindi per me va bene. Servitore del faraone. Tu sei nata per servirli, sei destinata a leggere ogni libro che pubblicheranno, anche se sarà un libro di giardinaggio. Leggi un libro di uno dei tuoi autori preferiti. Beh, allora, diciamo che questa autrice sta cominciando adesso a diventare una delle mie preferite perché sto parlando di Lainey Taylor, perché ho letto La Duologia del Sognatore e l'ho adorata e adesso sto rileggendo il primo di questa serie, cioè della Chimera di Praga in italiano. E mi sta piacendo tantissimo, è una rilettura, l'avevo letto anni fa e mi era piaciuto tantissimo anche allora, ma anche adesso mi sta piacendo tanto tanto e quindi potrei considerarla una delle mie autrici preferite, per cui potrei continuare la serie con il secondo che non ho mai letto, quindi potrei leggere questo. Andiamo avanti. Oh, ma porca porca, il libro delle risposte mi è ricapitato, l'occhio della verità. Questa carta è il segnale, tempo di parlare con l'oracolo supremo, il piccolo libro delle risposte. Porcaccia vacca, ho un piccolo libro delle risposte a cui chiederò prima di tutto se devo leggere La ragazza con l'orecchino di perla. Perché? Perché è un libro che comunque mi interessava in generale. Ed è un libro che se leggi sotto l'ombrellone, l'animatore che ti viene a chiedere se vuoi fare balli di gruppo,
magari potrebbe anche conoscere, perché se invece mi presento con questo in spiaggia mi dice: ma che cos'è? Parte il punto massimo di disagio che non sai come spiegarlo, la lasciamo perdere. Comunque sia, questo è facile da spiegare. Quindi chiediamo: piccolo libro delle risposte, devo leggere la ragazza con l'orecchino di perla? Non è sicuro. Allora ti chiedo, avevo la riserva. Perché ho anche, per esempio, questo, L'educazione di Tara Westover, che praticamente parla dell'autrice che racconta la storia della sua vita. È stata cresciuta in una famiglia che stava molto isolata rispetto al resto della società, non la mandava a scuola, proprio un contesto decisamente pesante, quindi questo comunque mi interessava, è piccolo, non dovrebbe generare troppe domande. E quindi chiediamo se invece questo lo posso leggere. Oh, grande libro delle risposte. A luglio leggerò l'educazione? La chiave sarà la collaborazione. Quindi li dovrò leggere entrambi. Dovranno collaborare, giusto? Quindi, oh, grande libro delle risposte. Devo per caso leggere contemporaneamente l'educazione e la ragazza con l'orecchino di perla? Rivedi il tuo atteggiamento. Oh, mi hai rotto le balle, piccolo libro delle risposte. Sta diventando veramente insolente. Secondo me si è offeso, visto che l'ultima volta mi aveva detto che non sarei riuscita a leggere Cress, e invece ce l'ho fatta. Quindi, proprio maleducato, veramente. Andiamo avanti. Questo. Oh, incubo finale. In questo momento senti musica da boss finale, semplicemente perché è arrivato il momento di affrontarlo. Porta a termine qualche serie, ti scongiuro. Va bene, andiamo a vedere quale serie potrei completare. Potrei leggere l'ultimo libro di Piccole Donne, però non è molto agevole al mare. Va bene. Oppure cos'ho? L'ultimo di Rebel. L'ultimo di The Century Trilogy, finale di Stephanie Garber. Il rintocco. Però anche il rintocco è gigantesco. Facciamo finale che dovrebbe essere facile da concludere, veloce, e me lo tolgo. Va bene, dai, finale va bene. Quindi questo è il bottino finale. Abbiamo Gli inganni di Locke Lamora del Decreto Reale dell'Alessia, Days of Blood and Starlight per continuare la serie della Chimiera di Praga, poi abbiamo Fairest di Marissa Meyer, L'educazione e La ragazza con l'orecchino di perla. Penso che ce la farò, tanto tre di questi non sono troppo lunghi. Quindi ce la si può fare. E niente, questo è quanto. Se vi piace la mia faccia, iscrivetevi. Se vi piacciono le cavolate che dico, ne dico molto di più su Instagram e anche Goodreads, di cui trovate il link in descrizione, come al solito. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!